E signori, stavo registrando il video dell'altra volta e ho detto: ma sapete che c'è? Ma io mi faccio un altro video di Clash Royale. Mi va, mi sto divertendo, perché non farlo? Con una matata ben ritrovati dal vostro Icerno89. Siamo tornati su Clash Royale. Vi volevo ricordare, cari paguri e care pagure, che su Amazon o nelle migliori librerie, ma vi consiglio di comprarlo su Amazon a sto punto. C'è il mio nuovo libro, I Burger di Ciccio. Guardate un po' che bellino, con tutti gli hamburger che abbiamo fatto. Prendo una pagina a caso. Ed esce fuori il Peranzola Ciccio Burger. Questo era davvero buono, raga, con le fettine di pera. Ancora me lo ricordo. Molto, molto buono. Allora, ci siamo. Clash Royale. Subito un bel pollicione in su. Codice creatore Ciccio89 se mi volete supportare. Piano piano, piano piano, come i soldati, ci stiamo trascinando in quello che è il nostro percorso ad arrivare a campione definitivo. Sto trovando un sacco di opponente che sono molto educati, mi fanno grazie, arrivederci, buongiorno, buonanotte, buonasera. Peccato non avere la fireball, perché sarebbe stata davvero grandiosa, se posso dire. La strega madre, posso dire che ha fatto un ottimo, ottimo lavoro. Secondo me ha anche senso questo, vi dico la verità. Perché noi facciamo pure l'ability. Sarebbe perfetto in questo momento, dico la verità, avere lui, perché il drago infernale lui non ce l'ha più, quindi sto troppo, troppo tardi, raga. Troppo tardi. Troppo, troppo, troppo. Anche perché ipoteticamente lui si dovrebbe difendere. Non lo so. Aspetta, ma c'ho un'idea. Vediamo se la mia idea è malsana o se è un minimo buona. Qui se ha fireball sono spacciato. No, però non me ne privo. Qui facciamo un po' di caciara alle frecce, molto molto buone. Mentre io posso fare così. Secondo me è forte come giocata. Quella gli è costata 4, quella mi è costata 5. No, 4 a sfera infuocata, che dico? Oh, Mastino Lavico, se non erro, l'opponente dovrebbe essere counter, cioè ha la barretta della che mi rompe. Dovrebbe avercela un pochettino più dalla sua parte, se non ricordo male. Adesso sono molto curioso di vedere come me la posso cavare. Molto curioso, tanto curioso. Forse fin troppo curioso. Forse fin troppo curioso. Dico la verità. Forse dico la verità un po' troppo. Devo buttare tutto in caciara, ragazzi. Devo buttare tutto, tutto, tutto in caciara. Assolutamente, non posso fare errori, ma credo di aver giocato molto bene. Penso di aver giocato molto bene. Sapete che mo vi dico una, mo ve ne dico una per dire, la fireball, se proprio uno doveva parlare, andava tirata decisamente su questa torre qua. Se proprio uno non andava tirata sullo stregone elettrico, sul drago elettrico, andava tirata di là. Raga, mancava un secondino e questa partita l'avevo buttata. Faccio ancora questi errori che ovviamente magari una persona che sta guardando fuori il video dice: ma che cosa hai fatto? Magari uno quando è sotto pressione, eccetera, eccetera, eccetera. Non è così semplice vedere determinate giocate. Lui ha la furia per la mia. Ok. Questo c'è tre moschi. Forse è tre moschettieri. Ma tra dire e fare c'è da mezzo un botto di roba. Diciamo che purtroppo questo può essere un grande, un enorme problema.
per quanto mi riguarda. Anche perché, ma forse mi ha detto un po' di culo, dico la verità. Sì, ma anche no. C'ho il pescatore che... non voglio dire che è leggendario quel pescatore. Penso che sia il pescatore più forte. E ripeto, il pescatore più forte che io abbia mai tirato nella mia vita. È stato qualcosa di incredibile, raga. Io non posso lasciargli questo. Non gliela posso lasciare perché non credo che abbia tre moschettieri. Perché se il tipo ha i tre moschettieri è pazzo. Il problema è tutto l'endurance. È tutto l'intorno il problema. Io come faccio a cavarmela? Porca miseria. Ok, penso che parecchie delle mie carte siano appena state sparite in questo. Cioè sono state deleitate all'istante. Io purtroppo, per chi non lo sa, in live o comunque un po' da tutte le parti, io personalmente soffro tantissimo, tantissimo la scintilla. Veramente è il mio tallone d'Achille. Veramente non riesco a giocare contro la scintilla. Mi fanno dei danni subsonici. Non riesco proprio. Non riesco proprio, raga. Ma non è che all'opponente gliene manca qualcuna, eh. Insomma, vedete che ho proprio problemi nel fare... Vabbè che lui c'ha tante soluzioni che mi fanno male, tantissime. Tant'è vero che lui è un botto di truppe e non me l'ha minimamente utilizzate, proprio... diciamo che era tanto counter però. Cioè non me posso mica sta qua a flagellare, regà. Mini pecca, scintilla... Ce n'aveva, l'opponent ce n'aveva tante. Diciamo che non lo so se qualcuno poteva vincere questa partita. Era un po' tanto particolare, ma va bene così. Non è che pretendo di vincere tutte quante le partite, già ve l'ho raccontato. Posso togliermi dalle grinfie il miner, perché tanto non è che avevo molto, molto altro da tirare. In realtà la voglio buttare questa partita, perché mettiamo caso che il pescatore riesce a farmi qualcosa di goloso. Secondo me ci sta. Secondo me ci può stare. Ci può stare. Di lui non mi preoccupo così tanto. Cioè non dovrebbe essere... Scusatemi, io non ho capito che cosa è successo. Quel coso come avrebbe preso? Oh mio Dio. O sento odore di script qua. Perché come ha fatto ad agganciarlo? È una cosa che... Non ho capito. Ci sta perché esce fuori un maialino, capito? Anche se gli va da due incornate, a noi va bene. Però non ho ben capito il restante. Fa niente. Speriamo che non mi vada a utilizzare altro. A me va bene così, dai. Un miner lo gestiamo. Cioè ci possiamo prendere qualche colpo. Un po' tosta, eh. Diciamo che forse potrebbe averci senso, perché mancano 35 secondi. Dovremmo arrivare sul ponte che ne mancano 5 per l'overtime, che ci dovrebbe dare una grande mano. Quello lo dovremmo togliere. Quindi in realtà noi dovremmo fare così. Andarci a grappare prima possibile il maledetto. Non è un problema. Sai, capite che secondo me ha senso fare questa roba qua per la quantità di maialini che riusciamo a spawnare, più che altro. Che non mi sembra male. Quindi questo facciamo così. La partita ovviamente è tutto tranne che vinta, eh. Tutto tranne che venta. Questo possiamo farlo. Facciamo così. Secondo me ha senso anche questo. Facciamo così. E mi ha detto probabilmente un po' di sfortuna. Oh,
o un po' di incapacità. Mo va a capire. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta come sta giocando l'opponent. Molto bravo. Altrettanto bravo io. Dobbiamo fare sicuramente così che... Vabbè, io non ci voglio credere, quel moschettiere. Pazzesco. Pazzesco. Diciamo che comunque sì, è difficile la... tutto l'endurance qua. Ok. Sì, non credo di vincerla minimamente questa partita. Vedo questa notizia incresciosa. Vedo questa notizia incresciosa. Potevo probabilmente fare qualcosa di meglio, però... però non lo so. Vi dico la verità, non lo so. Non lo so, ce n'ha tante, eh? L'opponent ce n'ha veramente di tutti i colori, raga. L'opponent ce n'ha veramente di tutti i colori. Vediamo un po' se... io provo a sovraccaricare... finalmente hai capito che dovevi fare così, sono contento. Non lo so se potevo fare qualche cosa, raga. Sto trovando delle partite molto difficili, eh. È bella partita. Non lo so, Ziz, è molto bella come partita, perché quanto so, sto sicuramente a 3 partite, ma se non erro sto a una vittoria, 5 minuti, mi sa che sto a una vittoria e 2 sconfitte. È tesa questa, sarebbe carino farcene un'altra e provare a vincerla. Anche perché l'altro video, raga, cioè vinci, 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 poi perdi una partita e sembra che fai 5 scalini in meno. Proviamo a vincerne una, cioè proviamo a vincerne una dopo 2 sconfitte. E questo ride, mi fa un botto piacere. Sarà italiano? Cazzo ne so. Vabbè, diciamo il moschettiere non è mai piacevole, dico la verità. Penso che stia lo stesso fottutissimo deck di prima. C'ho sto presentimento, raga. Questo non è male. Questo che è appena successo. In particolar modo se lo grabbiamo. Molto bene, molto bene. Lui è sotto di Elisir. Lui è tanto sotto di Elisir. E quindi noi possiamo fare di questo, perché quello poi mi farà l'abilità. Se non erro, facciamo così. Questo per te diventa un semi problema, eh. Facciamo così. Perché se c'hai goblin di prima, io forse l'ho sbagliata questa, eh. No, forse no. Veleno qui, lo sapete che mi piace qua la veleno, eh. Senti un po', ma com'è, non ridi più? Scusate se biemmo, eh. È ancora presto per... non l'ho capita minimamente. Non so... ah, ok. Facciamo finta che me l'hai lasciata. Io non mi fido, ma facciamo finta che me l'hai lasciata. Stesso deck di prima, tra l'altro. Incredibile. Perché io non mi fido di queste persone, raga. Mi dispiace, io non mi fido. Io finché non vedo le sue torri spappolate, io mo gli dico buona fortuna, ma sono sempre un po'... sono sempre un po'... non so perché lui ha giocato quella. Ci sta, anzi, ci sta, però non te devi incazzare. Però non te devi incazzare, perché tu pensi davvero che io ti faccio fare la torre? Ah, vabbè, l'importante è che tu ci credi. Stesso deck di prima, ma due livelli di player completamente diversi. Cioè, penso che sia veramente molto molto simile al deck di prima. Andiamo subito a controllare. Cambiava qualcosa, cambiava la consegna.
E che cambia la consegna, raga. Cioè, questo perché ha fatto no? Perché se ci tolgo la consegna, secondo me divento molto più forte. Ok. E che moschettiere? Veleno ce l'ha. Minatore ce l'ha. Invece che la consegna, lo spiritello. No, lo spiritello ce l'ha. I goblin ce l'ha. Scusatemi, che cos'è? Ah, la tronco. Mancava la tronco. Lui c'aveva la tronco, hai capito? Vabbè. Che vedevo di... se siamo divertiti. Abbiamo passato un quarto d'ora insieme. A me va benissimo. Due vittorie, due sconfitte. Ma guardate, potevano essere quattro sconfitte. Ragazzi, vi voglio bene. Al prossimo appuntamento, il vostro 89.